Siete qui presenti, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera da parte del laboratorio di Stantima Uniti, Casa Sardegna Online. Come la maggior parte di voi sa, il nostro laboratorio nasce a causa dell'emergenza sanitaria mondiale Covid-19 che costringeva, ci costringeva a chiudere i nostri circoli e le nostre attività. Ma se le porte dei nostri circoli rimanevano chiuse, altri portoni di opportunità si aprivano. È nato per questo il laboratorio di Stantima Uniti Casa Sardegna Online, con la prevalenza di circoli sardi del centro Italia, dell'Argentina, con i circoli di Shanghai, Tokyo e con amici dalla Tunisia in Belgio ed altri che amano solo seguirci a distanza. Abbiamo usato la piattaforma Zoom, come stiamo usando adesso, per cercare di continuare quell'attività che facevamo in presenza. Abbiamo iniziato ad aprile del 2020. Guarda caso, con l'evento online Sadiesa Sardegna. Sino ad oggi abbiamo realizzato ben 46 eventi, pensati, prodotti e soprattutto condotti dai nostri circoli. Abbiamo conosciuto, abbiamo imparato a conoscere molte realtà, ci siamo culturalmente anche arricchiti. Abbiamo parlato, discusso sia per la preparazione che per la realizzazione, in uno spirito comunque di rispetto e di collegialità. È un legame forte che ci ha portato a condividere in modo diverso le ricchezze, gli aspetti e le risorse, in poche parole, le eccellenze della Sardegna. A partire dalla lingua, dalla sua storia, mi piace elencarle anche, la sua archeologia, la letteratura, la musica, il cinema, il teatro, lo sport e la cucina, ma anche momenti forti e importanti come la piaga degli incendi. Ci abbiamo fatto una tesi sopra, anche se è rimasta come tale. Abbiamo ricordato spesso l'8 marzo e il 25 novembre, organizzato in presenza online la partecipazione alla Marcia della Pace e della Solidarietà a Perugia, insomma, tutto ciò che ci riconduce alla nostra isola, alla sua promozione e soprattutto al nostro comune valore identitario. Oggi è il terzo Natale. Avere nuovi amici e corregionali a questo incontro ci fa capire che anche l'uso delle piattaforme online rappresenta un'innovazione, un'opportunità, anche un risparmio. Non sostituisce certo il valore che ti offre la socialità in presenza, però anche questo avvicina, come nel caso dei circoli che stanno in Asia oppure i circoli che stanno in Sud America, che comunque sono presenti e ci si prepara anche tramite questo agli appuntamenti in presenza, che sono propedeutici anche per lo svolgimento delle nostre attività istituzionali. Come da tradizione, i nostri auguri sono all'insegna della parola e dell'arte. Alcuni amici artisti al nostro invito hanno risposto prontamente e gli siamo grati. Corre l'obbligo ovviamente di ringraziare il nostro assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale Adalai, che nonostante gli impegni è presente stasera qui con noi con tutto il suo entusiasmo per i saluti e gli auguri. Purtroppo non potrà trattenersi da quel che mi ha detto per tutto l'evento, ma la sua presenza ci è ugualmente molto gradita. Sicuramente il suo essere qui tra noi è un segnale importante, un buon inizio di un viaggio, di un percorso da fare insieme e che sicuramente ci porterà ad ulteriori risultati positivi. E ringraziamo anche la FASI, di cui i circoli italiani ne fanno parte, per l'impegno di gestione del governo di quasi 70 circoli. Il suo presidente, purtroppo Bastianino Mossa, non potrà essere presente per motivi di lavoro, pertanto il saluto ce lo porterà la vicepresidente Luciana Sedda. Purtroppo questo momento per la fase, in questo momento di festa, è stato funestato in questa settimana dalla morte di Filippo Soggiu, uno storico fondatore della FASI e nonché il presidente onorario della FASI stessa. E alla sua famiglia, agli amici del Circolo Gudoro, vada il nostro pensiero e o la preghiera e il cordoglio a tutti noi. Dicevo, si ringrazia gli artisti che si sono prestati a offrirci un momento di condivisione di spettacolo. Tutti i circoli sono qui presenti, con molti dei quali sono nati e rafforzati dei rapporti di conoscenza, di amicizia e di condivisione. Comunque a questo punto penso anche di aver chiacchierato un po' troppo. E a presentare gli artisti, allora vi dirò, ci accompagneranno la presidente del Circolo Sciardana di Perugia, Nicoletta Mennea, e la presidente del Circolo Peppino Mereo,
di Siena, Dina Meloni, che si ringrazia per il loro contributo. Lo stesso si ringrazia Iro Puscedo, del Circolo Crase Maria Lai di Roma, per la clip intro che avete visto perché ci ha fornito. Vi ricordo che stiamo trasmettendo anche sulla testata online di IONOAS. E prima di dare la parola all'assessore, vi ricordo che se avete un bicchiere alla fine prendiamo tutto insieme. A questo punto la parola all'assessore Adalai. Grazie Elio, sono talmente emozionata di parlare con tutti voi da Cagliari che davvero le parole mi verranno spontanee. Non ho preparato nessun discorso perché per l'altro giorno ho fatto un altro bell'incontro sempre con tanti circoli dei sardi che parlavano con me dall'Australia, che parlavano con me da New York, dall'Argentina. Ebbene, io inizio dicendo, dandovi una bella notizia. Avantieri la giunta regionale, perché pensa la giunta regionale sempre anche all'immigrazione sarda, ha dato il via libera ad un nuovo circolo dei sardi che si chiamerà Domus Sardinia ed è situato in Patagonia, a Neuquén. E quindi un applauso Oscar, per questo bellissimo nuovo un circolo. applauso, sono Un commosso. Che applauso, sorpresa, questa è applauso una sorpresa. per Verdi. È una Questa sorpresa, è una volevo grande darvela in sorpresa. diretta. Volevo Mara, darvela in mamma diretta. mia, Grazie. grazie. Ma grazie a Abbiamo voi. lavorato È tanti anni, vero. sono commosso veramente, ma non posso parlare. No, parli, 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 dica quello che vuole, davvero. Oscar, Per anche noi me è siamo. Non posso credere, importantissimo anche noi. parlare Abbiamo con voi. sognato, tutti gli immigrati sardi in Patagonia stavano aspettando da tantissimo tempo. Siamo stati Bello. 3 anni fa con l'assessora del lavoro che mi ha detto: Oscar, lavora, 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 che Bravo, bravo, vincerai, vincerai. bravissimo Abbiamo Oscar. vinto. Lo possiamo comunicare al comune, possiamo comunicare a Quello tutti i che nostri volete, ospiti. io lo sto comunicando a voi per primi, ma domani lo Ma comunicheranno non lo tutti i posso giornali credere, sono sardi. emozionato Certo, che veramente. bello. Basta. È Tanto un lavoro, bellissimo tanto momento. lavoro. Bravo Oscar, brava, bravo il vostro circolo in Patagonia. Grazie, dal cuore, Grazie. grazie Sardegna, grazie. Naturalmente, grazie a voi. E naturalmente vi porto i saluti anche dell'ex assessore Alessandra Zedda, che gli è stata sempre vicina e che è Sì, è sulla quale, vero. su cui solco io continuerò la mia missione. Io dico missione perché parlare di immigrazione come dalla parte dell'assessore al lavoro, e lavoro è una parola importante, voi capite, e parlare di immigrazione per me è veramente un onore. Io vengo dal mondo, da un mondo del sociale. E mi dedicherò a questo assessorato davvero con grande passione. Posso dirvi che io ho già esaminato tutte le vostre esigenze e penso che sarò onorata per venirvi incontro. Quest'anno ci sarà anche una famosa conferenza che potremo fare a fine aprile, sulla quale parleremo in un'altra occasione. Magari adesso sono gli auguri di Natale, ma che ci darà il modo di essere tutti uniti. E sapete che grande, io ho pensato sempre, ma che grande messaggio voi date ai paesi dove che voi rappresentate, perché la Sardegna nel mondo è rappresentata da voi, voi portate il nostro messaggio, la nostra cultura, la nostra passione, i nostri prodotti. Siete veramente dei testimoni, dei messaggeri, degli ambasciatori della Sardegna, avete un grande ruolo. Noi vi aiuteremo a fare in modo che questo ruolo vi venga facilitato con tante iniziative e anche giustamente qualche soldo che male non fa, nel senso che tutto sommato le iniziative che fate costano, io vi capisco molto bene e cercheremo di venirvi incontro in tutti i modi, soprattutto non solo appunto erogando i contributi, ma anche venendo incontro nel semplificare le procedure che finora non sono state sempre molto, che sono state sempre molto, molto pesanti. Questo io mi batterò, io sono un ex dirigente che apprezzo molto bene che cosa vuol dire davvero la burocrazia, purtroppo. E devo dirvi che oltre alla questa bellissima notizia, io sono anche vicino, come ha detto prima Elio Turis, alla famiglia di Filippo Soggi che purtroppo ci ha lasciato e che è stato un grande personaggio. E così come sono vicina a tutte le vostre famiglie, ricordate che il presidente della regione,
io come assessore che rappresento l'assessore che si occupa di voi, vi siamo vicini, vogliamo fare in modo che il vostro grande impegno passi anche ai vostri giovani, ai vostri figli, ai vostri nipoti, perché la Sardegna è importante nel mondo ed è importante che voi la conosciate, i vostri figli la conoscano. Io quest'anno ho messo un particolare progetto per pagare il viaggio ai giovani sardi emigrati, figli di emigrati ed emigrati che vogliono venire a conoscere la Sardegna. Gli paghiamo il viaggio, quindi sarà per voi un altro momento, un altro motivo per far mandare, non solo venire voi, ma mandare i vostri figli a conoscere la Sardegna. Perché se la Sardegna si conosce, e voi mi capite bene che avrete la Sardegna nel cuore, se la Sardegna si conosce, ci si innamora e si fa tutto anche per portarla, per fare da testimonial del mondo. Io non mi voglio trattenere molto perché è solamente un saluto, un augurio di Natale, di buon Natale a voi, alle vostre famiglie, e vorrei darvi la vicinanza di tutta la Sardegna, darvi questa bella notizia del nuovo nostro compagno di viaggio, il circolo di Patagonia, di Nepal, ad Oscar. Tanti auguri ad Oscar. Tanti auguri a tutti voi da parte del presidente Solinas, da parte mia e da parte di tutti i sardi che domani leggeranno nell'università e vedranno questa bella foto dove ci siete tutti. Grazie a tutti e augurissimi, augurissimi. Grazie, bravi, bravi. Brindo anch'io con voi, dovrò andare via, brindo anch'io con voi. Grazie assessore, oltre che un regalo di Natale è stata una sorpresona veramente per tutti noi, perché diciamo a Patagonia ce la siamo sempre presa sotto mano e l'abbiamo portata avanti anche noi come laboratorio, quindi per noi vuol dire anche è una bella soddisfazione. Certo, cioè è un simbolo della Sardegna nel mondo, è della lotta che voi fate perché la Sardegna sia grande nel mondo. Grazie a tutti, davvero grazie. Grazie di nuovo. Grazie allora, davvero passo... e arrivederci. Arrivederci, arrivederci assessore, grazie di nuovo. A presto. Passo allora la parola a Luciana Sedda per i saluti da parte della FASI. Grazie. No, non si sente niente, scusami, hai il telefono staccato, Luciana, scusa. Sono solo io, ma ci sono tanti rumori di fondo. Sì. Sei riuscita a far chiudere i microfoni di chi non sta intervenendo? Per cortesia, difatti, chiudete i microfoni per cortesia. Aventino, chiudete i microfoni. Aventino, chiudi il microfono. Perché? Forse vai. Luciana, riesce a parlare? Mi sentite? Adesso sì, okay. Adesso sì. Finalmente. Allora, buonasera a tutti, è veramente un piacere essere qui con voi e per questo momento di scambio di auguri. E quindi io, come ho già anticipato, non voglio prendere molto tempo. Vi saluto, vi porgo i saluti a nome della FASI, non essendo presente il presidente Bastianino Mossa, ma siamo comunque numerosi ed è appunto un piacere partecipare a questa riunione con voi. Ecco, ti ricedo la parola, Elio, perché siamo anche numerosi e non è il caso che mi trattenga eccessivamente. Ti ringrazio, sempre molto gentile Luciana. E a questo punto diamo inizio all'evento e passo la parola a Nicoletta. Ce l'hai il microfono acceso, Nicoletta? Eccomi. Buonasera a tutte e a tutti. Benvenios e benazza pauso, ben trovate, ben trovati. Grazie anche a nome della sottoscritta e a nome di tutto il
direttivo dell'Associazione Culturale Sarda Sciardana di Perugia, a tutti gli ospiti che mi hanno ovviamente preceduto e a tutti quelli che conosceremo tra poco. Prima però di andare a conoscere appunto gli artisti che hanno accettato il nostro invito questa sera, vorrei fare un ringraziamento particolare per l'importante supporto fornitoci, insomma, in tutta l'organizzazione di questo evento, al nostro bravissimo coordinatore Elio Turis, che come sempre anche questa volta non si è risparmiato in nulla. A questo punto direi di andare a conoscere il nostro primo ospite, un giovane artista sardo che ha ricoperto in tanti dei suoi cortometraggi diversi ruoli, dal regista all'attore allo scenografo. E questa sera abbiamo proprio il piacere di vedere il trailer del pluripremiato Faula, però non aggiungo altro perché poi dopo ci racconterà meglio lui, Massimiliano Nocco. Vai Elio. Elio non si sente però. Forse magari rimanda lui da capo. Ciao Massimedio. Ciao. Da Ron Sardegna c'è dopo 30 anni. E quando desanava più da sleggo. Ma poi nel mio senso della leggerezza che non è un mai impegno in tutto sa vita mia. Dice sul campo sportivo pure varrà uguale, serva arta fino a sei ginnuri, tant'è che su pallone non rimbalzava nemmanco. Insomma, passo dei gui, senti che nome Dio. Devo sotto spippino solo. Vestivo del mio regno che sono un piccio del suo guardetto. Ehi! Eccoci qua. Bello. Anche se una piccola chicca. Un piccolo aggio. Dai, parlaci tu, Massimiliano, ti passo direttamente la parola, anche perché so, però non voglio spoilerare nulla, che ci sono comunque anche in campo, al lavoro, insomma, altri cortometraggi, altri lavori per il prossimo anno, giusto? Sì, sì, ci sono. Sono qua dietro, nel computer, qui dietro, in fase di montaggio. E niente, Faula è un cortometraggio che ho girato nel 2018, io sono sardo del Sulcis della Sardegna e per Dajus, e praticamente è una storia vera, diciamo all'80%, è la storia che è successa a me, praticamente Faula bugia, è una bugia che raccontai da piccolo a mio padre per non andare a pascolare le pecore, praticamente raccontai di aver visto un fantasma e... Insomma, perché all'epoca sentivamo sempre queste storie qua di fantasmi raccontate dai vecchi, per cui mi venne in mente di raccontare questa cosa, mi sembrava la cosa, cioè ero piccolo, avevo 10 anni. Ora non so se mio padre ci credette o meno, comunque fatto sta, a pascolare le pecore non ci sono più andato. E niente, alla fine, siccome ho studiato cinema a Firenze, mi è venuto in mente di raccontare questa storia perché poi comunque dopo tanti anni quella bugia lì è diventata tipo una leggenda, ma non una leggenda
della frazione del mio paese dove abitavo io. Per cui mi sembrava una cosa carina e infatti alla fine è venuto un bel cortometraggio che ha riscosso anche abbastanza, è stato selezionato tipo a 50-60 festival, non ricordo neanche più, e ha vinto 10 premi, per cui anche premi abbastanza importanti. E, dopo Faula ho girato anche un altro cortometraggio, sempre una storia di quando ero piccolo, sempre in Sardegna, sempre girata nel posto dove è successo veramente, no? E, gli attori sono tutte persone cioè prese dal mio paese che non avevano mai recitato prima, tranne in Giocattoli c'è un attore che mi sono portato dietro per girare un altro cortometraggio in Sardegna l'anno scorso, che ha fatto altre cose anche a Roma, ha fatto anche un paio di film, comunque, che è Walter Nestola. I cortometraggi sono stati girati entrambi con pochissimo budget, perché il primo non conoscevo, cioè neanche la... c'è un produttore che si chiama Rosario Ioculano che ha messo qualche soldo per le trasferte, praticamente mi sono portato in Sardegna un operatore, un direttore della fotografia, e uno che si occupasse della presa diretta, per cui ci ha pagato, diciamo, il viaggio di la permanenza in Sardegna, vita e alloggio e nient'altro, diciamo. E, poi il corto, quello successivo, quello Giocattoli, quello che ho girato nel 2021, e avrei avuto anche la possibilità di magari farmelo finanziare in parte dalla Sardegna Film Commission, ma poi è arrivata la pandemia, cioè arrivò la pandemia nel 2020, per cui nel 2021 sono sceso in Sardegna, ho detto sai che faccio, lo giro, e non ho fatto mai domanda a nessuno, e vabbè, e comunque è andata bene perché comunque anche Giocattoli sta rispondendo, è stato già selezionato una decina di festival, ha vinto due festival, anche qualche soldino, per cui siamo contenti. E niente, sono due storie abbastanza semplici, perché non è che trattano tanto il sociale, no? È abbastanza leggera, sono leggere come storie, sono due favolette. E nel 2020, un mese prima che cominciasse la pandemia, ho girato un altro corto a Firenze che ancora sta nel computer, perché poi non ho potuto girarlo cioè subito, perché poi è arrivata la pandemia e insomma piano piano ho finito di completare le riprese e ancora sta qui nel computer. È un corto molto, credo sia molto più interessante, molto più serio degli altri, perché tratta l'argomento del maltrattamento alle donne e parla di questo personaggio che perde un po' la strada, e c'è un po' anche la metafora nel cortometraggio, e si vedono alcune scene dove si vede questo personaggio qui in mezzo a un bosco e non riesce a uscire fuori. È un po' come racconta Dante nel mezzo del cammino di nostra vita, cioè sto... e poi si scopre che comunque ha avuto un'infanzia dura e tramite un percorso di psicoterapia in qualche maniera salva la sua famiglia. Si intitola Il ladro di sorrisi perché e infatti la copertina, la locandina sarà un disegno disegnato dal bambino protagonista che praticamente è figlio del mimo del protagonista del cortometraggio. E insomma e praticamente vive questo disagio in famiglia all'età di 10 anni dove vede suo padre che
che maltratta la moglie, la sua madre praticamente. È praticamente ha come un trauma, no? Che è, in qualche maniera è lo stesso trauma che ha vissuto il suo padre, che poi diventa violento quando, tramite dei flashback, si vedono delle scene di quando il babbo era piccolo. Insomma, è un cortometraggio abbastanza complesso e spero... con una tematica sicuramente molto più importante, diciamo così, magari rispetto agli altri che rivedono un po' più con leggerezza. Comunque, soprattutto, vabbè, primi due idee originali, complimenti, e non vediamo l'ora di vederli, insomma. Sì. Quindi aspettiamo il 2023. Sì, e spero che sia il trampolino di lancio, perché al corto che uscirà marzo, aprile dell'anno prossimo, sto scrivendo anche delle sceneggiature, per cui farò dei concorsi ulteriori per cercare dei finanziamenti per poter girare un film. Bene, dai, in bocca al lupo allora. Nicoletta, grazie ancora, facci sapere appena ci sono novità. Certo. Sento Elio, vuoi dire qualcosa? Volevo un attimino, perché ho visto chi era entrato, volevo salutare Rita Murgia, che è la coordinatrice delle donne Fasi, e volevo salutare anche Serafina Magia, che è la nostra ex presidente della Fasi, che ci fa molto piacere averla tra di noi. E vai Nico, a te. Benvenute. Allora dai, passiamo al secondo artista allora di questa sera, quindi dai cortometraggi di Massimiliano Nocco. Andiamo direttamente a conoscere un artista teatrale, ma diciamo che all'interno dei nostri circoli molto conosciuto, non c'è bisogno di grandi presentazioni. Un attore che ha portato, insomma, sulle scene in questi ultimi anni spettacoli importanti e molto belli come L'uomo che sognava gli struzzi, Nicolai Mondovisione, Dante, Principio e fine del sommo viaggio. Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro, passo subito la parola a questo punto a Fabrizio Passerotti. Benvenuto Fabrizio. Grazie, buonasera a tutti, è un piacere veramente essere qua con voi. Io questa sera... volevo preparare qualcosa, no? Ma poi sono sempre io che parlo, che preparo qualcosa e tutto. Diciamo questo, ho avuto la fortuna, per coincidenza, di non essere in Toscana questa volta, ma trovarmi esattamente in Ogliastra, Baunei per l'esattezza, questa grande fortuna, sì. Sì. Approfittando, esatto, e approfittando dello spirito del Natale, quindi la spiritualità, ho chiesto a un'amica che è Augusta, Carlo, saputo, della presidente della cooperativa Schema Libero, di mostrarci un progetto che vorrei veramente mostrare a tutti, che si intitola Preghieras. E ora è qua con me, ecco, Augusta, bene, è qua. Buonasera con noi. Ben trovata Augusta, grazie. Ci manderà un video, Elio, che ci dimostrerà un po' quello che è. Lascio la parola un attimo a Augusta, che vi spiega cos'è, così quando venite a Baunei potete benissimo venire a vedere questo posto meraviglioso. Io ho già 2 anni che ci vengo, quindi tornerò il prossimo e sicuramente verrò. Grazie a tutti. Sì, ci troviamo in questo spazio che si chiama Preghieras, che è uno scrigno che contiene gli esiti di una ricerca storica e antropologica fatta proprio sul territorio e sulle espressioni della spiritualità. Quindi chi visita questo spazio trova i canti della tradizione, trova le voci delle donne e degli uomini che raccontano cosa era per loro e cosa è la spiritualità, quindi dalle vecchie preghiere a quello che avviene ancora oggi, ad esempio in occasione delle festività dei santi. Quindi noi ovviamente vi invitiamo a visitarlo e approfittiamo di questa occasione per fare gli auguri a tutti di Natale. Grazie. Quindi grazie infinite veramente dell'opportunità, appunto per una volta non sarò io a recitare, ci rivedremo nei circoli sicuramente. Che dire, buon Natale a tutti, e chiedo a Elio appunto di mandare magari il video dove appunto sentiremo anche un canto meraviglioso di Natale, e di nuovo buon Natale, buone feste. Vai. Eh?
Perché non si sa? Prima si sentiva. Eterna allergia, dormi vita e corri, ricorda. Che bello, grazie. No, è bene, è bene sentirla con la musica nel sottofondo sicuramente. Grazie a Fabrizio, grazie ad Augusta per averci fatto conoscere questa perla dell'Ogliastra, che sicuramente molti di noi dei presenti insomma conosceranno. Io conosco molto bene, sono particolarmente affezionata, però non sapevo di questo posto. Qualcuno aveva scritto prima: si possono sapere i giorni e gli orari di apertura? Magari qualcuno ci fa un saltino. Certo, allora adesso è aperto su prenotazione, da aprile a ottobre è aperto tutti i giorni. Molto bene. Bene, bene, bene. Grazie ancora e tantissimi auguri anche a voi. E voi buone feste di nuovo. Grazie. Ciao a tutti, un abbraccio virtuale a tutti. Grazie. Ciao, grazie. Allora, concludiamo adesso la prima parte di questa serata, di questo evento, e la concludiamo in musica, diciamo così. Quindi ho il piacere veramente di presentarvi e di dare il benvenuto a Beppe Dettori. Anche per lui non credo ci sia bisogno di tante pubblicità, insomma, di tanta pubblicità, insomma, perché comunque è un artista che conosciamo tutti. Stintinese di nascita, musicista e compositore professionista, che opera nel settore della ricerca vocale e della composizione da oltre 30 anni. Però permettimi, Beppe, di ricordarlo, perché
che abbiamo conosciuto, insomma, no? Anche al fatto che sei andato poi a sostituire il grandissimo Andrea Parodi nel gruppo dei Tazenda. Benvenuto, certo. E ti passo subito la parola, perché vogliamo sentirti cantare. Certo, vabbè. Volevo ringraziare tutti e fare gli auguri a tutti i presenti. Sono onorato di essere stato invitato da Elio e da voi tutti, da te Nicoletta. Mi fa molto piacere, ho molto a cuore il fatto di portare le idee che nascono in Sardegna fuori dalla Sardegna, quindi i circoli sono un'ottima piattaforma per far sì che questa cosa accada. Niente, quindi mi riprometto di rivederti dal vivo, ecco, anziché virtualmente come stiamo facendo adesso. Intanto vi faccio sentire una canzoncina che ci ha portato molta fortuna, riaprendo un movimento musicale che si è formato negli anni 70-80 da Maria Carta, da Piero Marras e i Bertas, aperto negli anni 90 da Tazenda, e quindi ho avuto la fortuna di subentrare ad Andrea dopo la sua scomparsa e diciamo anche sotto una sua caldeggiata referenza nel 2007, quindi è nata questa canzone che ha riportato alla luce e alla ribalta nazionale il movimento musicale di questo etno pop o etno rock, qual dir si voglia. Vado. Spero si senta bene. Vida mea,
d'uomo vera. Sento le parole tue, come Dio, soli noi. Oh, questo canto per te e tanti auguri di buone feste a tutti, tanti auguri a tutti, 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 augurios de coro. Emozione, mamma mia, grazie, è stata un'emozione pura, mamma, a un certo punto ho temuto che si aprissero tutti i microfoni e tutti in coro che si cantasse il ritornello. Non so se la tecnologia ancora ci appoggia in questo, bellissimo. Vedevo gli occhi di chi riesco a vedere, insomma, che... Insomma, sono molto felice di aver fatto questa piccola performance casalinga. Grazie, è stato un bellissimo regalo per tutti noi e soprattutto io credo che per gli emigrati questa sia veramente una canzone importante. Ah sì, 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 assolutamente. Quindi veramente grazie, grazie di cuore e speriamo, io te l'ho già promesso, di averti presto, per chi ancora non l'ha fatto, nei nostri circoli dal vivo. Perché guarda, sicuramente... mentre noi stavamo, voi stavate parlando, io ho già fatto il biglietto, perciò... Dai, certo Nicoletta, sono onorato, anzi saremo onorati sia io che il mio socio e gli altri musicisti con cui collaboro. E portiamo avanti insomma queste iniziative di portare un po' di gioia e le nostre idee, tra l'altro, perché comunque sono le idee che nascono qui in Sardegna e che meritano di essere ascoltate anche fuori dalla regione. Assolutamente sì. Grazie veramente di cuore ancora Beppe. Grazie a voi, grazie a voi. Auguri, buona festa. Ciao. Auguroni a tutti. Elio, un bacio. Grazie. Grazie. Allora, contraccambio. Vado avanti, Elio. Passerei quindi la parola alla mia carissima collega presidente, nonché grandissima amica Dina Meloni, del Circolo Peppino Mereo di Siena, che ci presenterà gli altri ospiti di questa sera. Vai, grazie, Dina. Grazie Nicoletta. Allora, intanto... un saluto dal nostro circolo a tutti i presenti. Niente che dire, una serata particolare. Un saluto particolare a Nives, a Antonio Deias e a Saverio, che appunto siamo molto contenti di avervi con noi e a tutti gli altri ospiti che ci sono, insomma, presenti questa sera. Che dire, la nostra è una tradizione e come da tradizione con la mia amica Nicoletta, a proposito, in genere ci dividiamo gli ospiti, quindi volevo dire a Beppe Dettori che penso, dopo che passerà da Perugia, passerà anche a fare un salutino a Siena. Quindi ecco, le nostre cose si intrecciano spesso e volentieri, così come un po' per tutti. Allora, dopo la performance di Beppe, ci ha fatto venire la pelle d'oca, grazie, è bravissimo. Voglio presentare un ospite, che anche lui sarà nostro ospite in futuro, quindi è la prima volta che ci vediamo dal vivo, diciamo, tramite schermo, e presento un ragazzo che con Siena ha un rapporto molto stretto, perché
ha un legame che è nato piano piano, ha molti amici, tra il palio, probabilmente anche dovuto al fatto del lavoro effettivo che lui fa, perché diciamo che cantare forse è il suo passatempo o il suo hobby, mettiamola in questi termini. Per quanto ha un hobby che, diciamo, ha una voce splendida, veramente bellissima, meravigliosa, bella, forte e molto... è molto entrante, molto penetrante, quindi si ascolta con piacere. Non gli voglio rubare molto, molto tempo, ci parlerà lui del suo ultimo lavoro, quindi vi presento Andrea Rosas. Benvenuto Andrea. Ciao a tutti, ciao Dina, è un piacere conoscerti. Io non so se mi sentite, perché ho una connessione un pochettino debole a casa. No, ma ti sentiamo molto bene. Mi sentite, ok. Allora, diciamo che è la prima volta che entro su Zoom e quindi sto imparando a usarlo, vedo i commenti qua sotto. Devo dire che è una buona soluzione per le persone che non si possono vedere dal vivo, oltre agli altri social, insomma, che ci permettono di colmare queste distanze. Allora, io ti ringrazio per la presentazione, ti ringrazio soprattutto per aver detto che è una bella voce, insomma, perché non è a tutti i giorni sentirsi dire determinate cose. E niente, come hai detto tu, io ho un rapporto, un doppio legame con Siena, perché avendo la passione per i cavalli, allevando cavalli sportivi, insomma, non si può che non avere un rapporto con Siena. Con questa città, certo. Esatto, anche perché poi un mio cavallo quest'anno ha corso lì al palio ed è sempre un'emozione, insomma, vedere i propri soggetti che... possono insomma calcare il tuffo lì in Piazza del Campo. Sono un po' nel senso un po' emozionato, perché dopo Beppe Dettori, insomma, presentare me non è che è, perché Beppe Dettori comunque si è fatto la storia della musica in Sardegna, è di buon auspicio, però è molto di buon auspicio, speriamo che lo sia. È capitato per caso e non è stata fatta apposta, quindi lui è stato leader di Tazenda, però secondo me Beppe allora io non lo conosco personalmente Beppe, ci siamo sentiti in un paio di occasioni, forse lui non si ricorda, per dei brani insomma che aveva scritto e che avevo intenzione di fare, poi insomma la cosa è andata un pochettino a scemare, però c'è sempre il presupposto di poterci collaborare insieme, perché come dicevo Beppe non è solamente il leader di Tazenda, ma è un solista che porta in giro per il mondo e per l'Italia quella che è la nostra tradizione, vista magari un pochettino diversamente da come la si intende tradizione in Sardegna, se il classico canto sardo, la classica canzone in sardo, lui invece le trasforma con la sua voce e con i suoni dei suoi strumenti. No, niente, allora, tu hai detto che io ho fatto un lavoro che avrei piacere di raccontarvi in due righe di cosa si tratta, senza rubarvi troppo tempo, esatto, è un disco che è uscito a luglio che avrei il piacere, io non so quanti circoli sardi ci sono qui collegati su Zoom perché non riesco a vederlo ancora, però comunque se hanno piacere o tramite te o tramite i miei social, basta digitare Andrea Rosas, mi trovano, io avrei il piacere di spedirlo, perché all'interno ci sono anche delle canzoni che parlano della distanza che si è creata con la Sardegna, in particolar modo Anima Mia, che è un brano che io ho condiviso col Tenores di Orosei, sulle medie di Orosei, che apre il disco, c'è un video anche su Facebook. Le connessioni. Perso tutto. Mannaggia, ecco. Abbiamo perso per un istante. Ci sono adesso? Adesso sì, ci sei, okay. E niente, tramite le parole di Nicola Cancelli ho voluto mettere questa canzone per dedicarla appunto alla mia terra, perché io ovunque vado sono sempre fiero e orgoglioso di dire che sono sardo. Ci sono anche delle collaborazioni importanti, che sono Maria Luisa Congiu, insomma, che tutti conoscete, c'è Gigi Sanna, che è il leader degli Stentales, che ha voluto fare un duetto con me all'interno del mio disco di una canzone che appunto tratta il tema dei pastori, perché lo siamo entrambi, visto le proteste passate che ci sono state, quelle future che verranno, perché di proteste se ne faranno sempre, che si intitola Pastore non t'arrendas, quindi Pastore non arrenderti. E niente, io spero di incontrarvi presto. Allora, con Dina ci siamo promessi che il prima possibile riuscirò insomma col mio progetto, perché io quest'anno, dopo tanti anni di varietà, dove avevo poco spazio dal punto di vista identificativo, insomma, ho deciso di costruirmi uno spettacolo che si chiama Andrea Rosas Sonos de Sardegna, dove avrò quattro musicisti e una corista. Gireremo le piazze di Sardegna e spero anche di venirvi a trovare nei vostri circoli sardi per portare un po' di Sardegna, insomma, perché ne avete sempre bisogno.
Bravo, non ci fa da medicina questo. Poi come vedi la parlantina non mi manca. Quindi... Abbiamo notato. Ascolta, cosa ci fai ascoltare? Perché noi aspettiamo qualcosa. Allora, ti dico la verità, fa anche ridere questa cosa. Io credevo che fosse domani la riunione. Quindi quando tu mi hai scritto un messaggio, io l'ho convinto per fare la prova del collegamento. Ho detto, vabbè, è lunedì divano. Quando ho capito che invece era la diretta, ho detto, aspetta che vado a sistemarmi la faccia un attimino, mi metto qua e non mi sono preparato niente. Quindi io vi farò sentire 20 secondi di canzone, appunto, di Anima Mia, il ritornello, sperando che vi piaccia, sperando che mi esca voce, perché io a quest'ora sono completamente afono. E niente, come dicevo prima, la canzone è dedicata appunto alla Sardegna e spero che vi piaccia. Quindi mi alzo in piedi per farvela, Aspetta, Ok. Mi vedete, sì? Sì. Vai. Il tuo amore è più forte de su tempus, progustisola in canto e maia. E su entus orsonos, sammento e saida, su nun che dur che poesia, anima mia. E questo è il canto appunto dedicato alla Sardegna. Posso garantire a tutti che quel disco, quel CD è bellissimo. Quindi... No, però davvero non scherzavo prima, quando dicevo i circoli sardi che sono presenti, se hanno piacere, cioè magari più piacere io di loro nel farvelo ascoltare, tramite te o tramite me, insomma, mi mandate l'indirizzo, io ve lo spedisco, così insomma ve l'ascoltate, mi fa piacere insomma che lo abbiate nella vostra insomma discografia del circolo e poi mi facciate sapere cosa ne pensate. Ok. Ok, quindi concludendo, io ringrazio tutti, ringrazio te davvero tanto, speriamo di sentirci il prima possibile, tanto poi io settimana prossima sono a Siena, quindi speriamo di riuscirci a vedere. Volevo augurarvi buone feste, io spero che le passiate con i vostri cari, con i vostri affetti più grandi e in serenità e salute. Grazie, anche a te, molti auguri. Ciao, grazie. Ciao, a presto. Ciao, ciao. A presto. Bene, quindi ringraziamo Andrea Rosas che è molto simpatico. E allora adesso avremmo dovuto avere una cosa che non sarà possibile vedere e quindi saltiamo e andiamo a presentare un'artista poliedrica, l'abbiamo definita, perché è bravissima a fare tutto. Tutto. Sappiamo che appunto è autrice, editor, traduttrice. Sono andata a leggermi un po' di cose perché ho avuto solo il piacere di sentirla per telefono e poi non siamo riusciti a concludere, ma concluderemo presto il 2023 alle porte, quindi faremo sicuramente delle cose. Fa molti progetti e si occupa di bambini anche, quindi cose particolari destinate al piccolo pubblico, non per questo meno importante. Lavori che comunque sono lavori educativi. Quindi appunto fa attività di formazione, fa tantissime cose. Ho veramente il piacere di presentarvi Teresa Porcella. Benvenuta Teresa, ti do del tu perché ci siamo sentiti una volta per telefono. E quindi niente, so che stasera sarai in veste prima di lettrice e poi di cantante, dico bene? Dici bene, bentrovati, bentrovate, grazie di questa bellissima occasione per stare insieme. Tra l'altro mi è particolarmente cara perché sono in Sardegna anziché a Firenze, ecco. E quindi mi si allarga davvero il cuore a poter condividere questo momento con voi. Allora, io vi chiederei se è possibile di avere la condivisione dello schermo. Elio. Ce l'ho. Bravissimo Elio. Allora, perché vorrei, diciamo così, nel salutarvi e nel, come dire, nel condividere con voi questo momento, volevo farvi, come ha accennato Dina, due piccoli regali. Il primo è il grande regalo che Grazia Deledda ha fatto a tutti noi scrivendo dei racconti. E da questo bacino di meraviglie che sono i racconti di Grazia Deledda è scaturito uno spettacolo che si intitola Raccontare con Grazia,
dove insieme a Gianni Camilli, che oggi non ha potuto essere con noi fisicamente, ma sarà con noi avendomi lasciato la base di una delle canzoni che cantiamo insieme, quindi io avrò con noi Gianni e insieme a voi, abbiamo costruito uno spettacolo dove alterniamo la lettura dei racconti di Grazia Deledda a dei brani musicali, e mi vergogno ovviamente a dire che canto anche un pezzo di Andrea Parodi, di Fabrizio De André, di Marisa Sannia, e poi canterò, ed è una di queste canzoni che voglio farvi poi omaggio stasera, anche delle poesie di Teresa Mundula Crespellani, che è una delle poetesse dialettali che chi conosce la poesia sarda dovrebbe conoscere, essendo la principale in lingua campidanese, che ho avuto la fortuna di avere come nonna, di cui ho messo in musica alcune poesie che sono diventate canzoni. Quindi partirei dalla lettura di Il cane di Grazia Deledda e subito dopo vi canterò Allilgari Kolu. Concluderemo poi, e questa è appunto nonna, con le sorelle e con il marito Luigi Crespellani, e poi concluderemo con un piccolo salutino che vi faccio con l'ultimo libro che ho scritto, che si chiama Iana, Scogas, Mommotti e altri esseri fantastici della Sardegna. Perché Mommotti, che è qui tra noi, ve lo faccio vedere perché è diventato vero, lo vedete, è qui e suona. Allora, questo è un libro per grandi e per piccoli, dove ho raccontato sette esseri fantastici della Sardegna, ambientando i racconti al giorno d'oggi, ma ricostruendo la dimensione storica di questi esseri. Le illustrazioni bellissime sono di Ignazio Fulghesu, e per ogni essere fantastico ci sono le Ianas, c'è Mommotti, c'è il Pundaccio, ci sono Sogados Birdes, ci sono Samame Subuzzo, insomma ci sono diversi esseri fantastici della Sardegna. C'è anche un piccolo racconto, ma soprattutto, se poi voi andate a cercarvelo sul sito di Telos, vi metterò il link, c'è anche tutto l'audiolibro letto da me, quindi avrete la possibilità di ascoltarlo. E con un omaggio bellissimo dell'unico gruppo femminile sardo di musica tradizionale su Concerto Antigo, dove donne, solo donne, compresa la launedista, suonano gli strumenti e la musica tradizionale. Quindi è un omaggio particolare per grandi e per piccoli. Ma torniamo a Grazia Deledda e leggiamo Il cane. Grazie. Nel felice mattino, in riva al mare, ho incontrato oggi un cane. Tre contadini sedevano sulla sabbia, con a terra l'ombrello chiuso, le sporte, le scarpe, che fanno pesante il cammino. Il cane stava davanti a loro, fermo, con le zampe nell'acqua, e attraverso le sbarre della museruola fissava le lontananze del mare, come un prigioniero. Passando anch'io, scalza, nell'acqua, lo guardai, poiché mi piace guardare negli occhi le bestie, più che gli uomini, che mentiscono. Il grande cane mi guardò. Aveva gli occhi verdi e dolci e una giovane faccia leale. Il dorso alto, grigio, macchiato di continenti bruni, come una carta geografica. Intese subito la mia disposizione di spirito, buona perché era buono il tempo e il mare calmo, e mi seguì. Sentivo i suoi passi nell'acqua dietro di me, come quelli di un bambino. Mi raggiunse, mi toccò lievemente col muso per avvertirmi che era lì e come per chiedermi il permesso di accompagnarmi. Mi volsi e gli accarezzai la testa di velluto e subito, subito, ho sentito che finalmente anche io avevo un amico. Anche lui parve lieto di qualche cosa nuova e di pesante si fece leggero, forse davanti a me, quasi danzando nell'acqua, donde le sue zampe pulite emergevano fra nuvoli di scintille, e di tanto in tanto si fermava ad aspettarmi, volgendosi per vedere se ero contenta di lui. I suoi occhi erano felici, come credo fossero i miei. Avevamo entrambi dimenticato molte cose. Il mare ci accompagnava terzo in questa bella passeggiata, anch'esso oblioso delle collere che troppo spesso, ma non più spesso che a noi, lo sollevano. E le onde giocavano coi nostri piedi. E anche l'immagine del sole nell'umido specchio della riva ci precedeva ostinata a non lasciarsi raggiungere né guardare.
Due giovani alti passarono reggendo per le braccia, come un'anfora, una piccola ragazza bionda. Poi più nessuno. Si andò così, fino a un luogo lontano, un cimitero di conchiglie. Conchiglie morte, sparse come ossa in un campo di battaglia. Pare di essere all'estremità della terra, dove l'uomo non arriva. L'orma sola degli uccelli svolge lunghi merletti serpeggianti sulla duna immacolata. L'uomo qui non arriva. Eppure, si ha paura di incontrarne uno. Bisogna tornare indietro, dove si è in molti, e l'uno ci guarda dal male dell'altro. Ma il cane va ancora avanti per conto suo, anzi balza in terra e si avvoltola nell'arena, gioca con un fuscello, si stende in su col ventre nudo, fremente, le zampe che pare vogliano abbrancare il cielo. Ho l'impressione che si sia già dimenticato di me e voglia star solo con la sua folle gioia di libertà. Ho come sempre giocato con la mia fantasia a crederlo d'intesa con me. Torno indietro, sola, ma ho fatto pochi passi che sento un galoppo nell'acqua, la bestia mi raggiunge, mi sorpassa, si volge e senza fermarsi mi guarda. E mai ho veduto uno sguardo più supplichevole. Non mi lasciare, dice quello sguardo, se mi vuoi vengo con te, anzi precedo per farti sicuro il cammino e per arrivare prima di te dove tu devi arrivare. Questo cane dunque è mio. Se non è dei contadini, è certamente mio e voglio prenderlo. Gli farò custodire il giardino e nelle ore di solitudine ce ne staremo assieme all'ombra di un albero, paghi della nostra amicizia, e gli farò custodire anche la casa. Così penso, poiché da piccoli calcoli, come i bei fiori dei loro semi, nascono le nostre generosità. Il cane adesso mi veniva accanto, misurando il suo passo col mio. A volte si fermava, annusava le alghe, poi guardava il mare, scuotendo le orecchie. Cercava senza dubbio qualche cosa a misura che tornavamo giù. Se io però gli accarezzavo la testa, sollevava gli occhi e mi prometteva fedeltà. Arrivati dove erano i contadini, si fermò, immobile, con le zampe nell'acqua, gli occhi attraverso le sbarre della museruola fissi nelle lontananze del mare. Pareva un prigioniero tornato nel carcere dopo una breve fuga. «È vostro?» domandò i contadini. «No, signoria, credevamo fosse suo. Si vede che ha perduto il padrone». E per quanto lo tentassi, il cane non volle più seguirmi, poiché adesso non si trattava più di giocare. Lì aveva perduto il suo padrone e lì rimase ad aspettarlo. Quante cose mi hai tu insegnato oggi, o grande cane dei occhi verdi, che dunque sanno mentire come quelli degli uomini. E fra le altre mi insegni che bisogna fermarci dove ci siamo smarriti e solo giocare con le illusioni che passano, aspettando che il nostro unico padrone, la nostra coscienza, venga a riprenderci. Complimenti, Teresa, molto bello. Allora, questo racconto di Grazia Deledda è uno di quelli che ho scelto per questo spettacolo, ma vi dico, è davvero difficile scegliere. La scrittura di Grazia Deledda, non ce lo dobbiamo dire quanto è bella, ma credo che nella forma del racconto raggiunga veramente una capacità di brillare rara. Ed è stato bello farlo a Firenze, ma devo dire che è ancora più bello quando lo condividi anche con un pubblico appunto di ragazzi e di adulti misti. C'era un meraviglioso ragazzino di 16 anni che mi ha detto che è rimasto folgorato da questo racconto. Ecco, vedere i ragazzi che si avvicinano alla scrittura della Deledda è forse la gioia più grande. Allora, assieme a questo, diciamo, racconto, il mio augurio è appunto di salutarci. Stiamo tutti aspettando un babbo, un babbai che dovrebbe arrivare a portare dei doni. E allora ho scelto di cantarvi questa canzone che è di Teresa Mundula Crespellani, che si intitola Allirgarikoru, e che ha proprio come ritornello Allirgarikoru.
Orucchi veni babai, cioè rallegrati cuore che viene papà, il babbo, e vedremo che babbo è, che porta tutta una serie di regali. Non vi traduco il campidanese perché penso che chi più o meno qui dovrebbe riuscire a capire, ma insomma è facile capire che sono dei doni per una bambina. Allirgari coro. Allirgari coro, chi bene babai, e chi ti portarà un vestire di un sagente vedi e un collette di bianco e rubi u colori e gravello dedo tu isti bisi isti zubrus bello tinci bollo fai una buccia che da ponci buona intrusa con futura da allirgari goru chi bene babai allirgari goru chi beni babai e chi ti portarà una pipietta un sabucca rubia che è una fragoletta e i sogus nieddus commenti sa figu e i spilus biondus colori de trigu a buttineddus cun su da coneddu e sa gamiseda cun su vizigeddu allirgari goru chi beni babai allirgari goru, chi beni babai, e chi ti portarà una cuginetta, un su fugili, e sa marighetta, un sa cardiga tutto allugentara, e sa mesigetta beni a paricciara, a un di cumbira, tutto usava pai, con su branzige di casa bolli vai, allirgari goru, chi beni babai, allirgari corchi beni babai. Ed eccolo qui, questo era alla chitarra Gianni Camilli, la musica l'ho composta io, le parole sono di Teresa Mundola Crespellani. Per chi avesse voglia di sentire altre storie, questa volta qua dentro vi ho messo il link. Qui trovate anche il link alla parte audio di questo libro che avremo la gioia di presentare adesso dalla libreria Tutte Storie a Cagliari, al Ghetto, il 29 di dicembre, ma lo dico perché è una cosa molto bella. Siccome in questo libro, tra le tante figure sarde, racconto Sant'Antonio Abate, la storia di Sant'Antonio del Maiale, che in realtà è una tradizione italiana, ma io ho deciso di raccontare la versione sarda, è successa una cosa molto bella. L'assessore alla cultura del comune di Campobasso, quindi in Molise, mi ha invitato a presentare questo libro perché hanno la stessa tradizione a Campobasso, in Molise, con i fuochi uguali ai nostri, e quindi il 17 gennaio i bambini molisani ascolteranno le storie sarde. E quindi ci divertiremo a portare un po' di Sardegna in tutto il mondo, compreso il Molise che esiste. Bene? Grazie a tutti e auguri. Grazie Teresa, ci hai fatto scoprire alcune cose molto interessanti, complimenti, davvero. Allora, mi è rimasto un ospite, una ospite da presentare, che dire, le voglio molto bene perché la conosco, ormai è venuta a trovarci nel nostro circolo un paio di volte, è una ragazza splendida. Allora, Elisa Pistis, buonasera. Allora, ciao, benvenuta. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti e tutti. Questa figliola, questa ragazza, figliola per dirla in toscano, allora, è un'attrice bravissima. È una ragazza che, diciamo, si è cimentata in tante cose. E anche questo periodo ha avuto anche un piccolo infortunio, ma nonostante tutto è andata in scena ugualmente contro tutto e contro tutti, perché veramente è innamorata di quello che fa. E noi l'abbiamo ospitata a Siena una ventina di giorni, un mese prima della pandemia, diciamo, che scoppiasse tutto il disastro. E ci ha colpito veramente molto, ci ha presentato Mistero Buffo. Se avete occasione, ospitatela perché è veramente, veramente brava. E, appunto, le sue opere teatrali in questo momento sono Mistero
Buffo, Articore, che vabbè, Mistero Buffo è una rielaborazione, diciamo, al femminile dell'opera di Dario Fo e Franca Rame. Poi c'è Articoli per Signore, che ha tutta una storia dietro, perché è stato costruito, diciamo, estraendo dagli articoli di giornale, correggimi se sbaglio Elisa, del Novecento, della Nuova Sardegna, dico bene. Dell'Unione Sarda. Dell'Unione Sarda, chiedo scusa. Appunto degli articoli in cui si parlava di donne, cogliendone tanti aspetti. E poi adesso sta lavorando al suo nuovo progetto per il 2023, Zundaman, di cui non sappiamo assolutamente niente, ma che avremmo piacere di vedere. Inoltre ha lavorato per la RAI, mi pare proprio nel periodo della pandemia, vero Elisa, quando non si potevano fare grosse cose. In radio ha scritto e interpretato alcune puntate sulla storia della Sardegna. In particolare si è occupata della Brigata Sassari, la Brigata Sassari della Prima Guerra Mondiale. E poi ha trattato anche un lavoro sull'inquisizione delle donne considerate streghe in Sardegna. Quindi diciamo che spazia, c'ha tanti argomenti, tante sfaccettature. Oggi voleva fare una cosa che però per spazio e tempo non si è potuta fare, però si cimenterà in una cosa alternativa. Non ti ho mai sentito fare una cosa di questo genere, ma penso che non ci saranno assolutamente problemi. Non so se vuoi aggiungere qualcosa alle cose che ti ho detto io, se sono stata brava, ho detto tutto. Hai detto tutto anche di più, grazie Dina per questa presentazione, di nuovo buonasera a tutte e tutti, grazie per questo invito e questa bella serata, insomma, passata insieme anche se ognuno dalle proprie case. Io volevo fare un pezzo che durava 3 ore e mezzo, ma poi Dina mi ha detto non si può, non abbiamo tempo, no scherzo ovviamente. Allora, sapevo che sarei stata l'ultima anche della scaletta e quindi ho pensato come posso chiudere anche per fare proprio un augurio di Natale a tutto il gruppo che è collegato, anche perché insomma sono le 10:20 per tutti quanti, siamo tutti stanchi, quindi non volevo tirarla troppo per le lunghe. Allora ho pensato che mi piaceva salutarvi con un messaggio, diciamo, di speranza. Stiamo vivendo dei tempi molto complessi e anche molto difficili. Le notizie che ci giungono tutti i giorni da tutto il mondo non sono rassicuranti e mi riferisco non solo alla situazione in Ucraina ma anche a quello che succede in Iran, mi riferisco alle donne in Afghanistan, le abbiamo dimenticate, non ne parliamo più, ci sono tutta una serie di situazioni di emergenza in tutto il mondo. Allora ho pensato, ma qual era quel momento in cui davvero la magia del Natale si sentiva, qual è stato quel momento in cui davvero si poteva pensare che il mondo fosse un posto magico? E ho pensato ovviamente alla nostra infanzia, quando si è bambini e si crede davvero che le cose magiche nel mondo possano succedere. E allora sono andata a riscoprire un autore che amavo molto quando ero bambina e che ho un po' dimenticato, perché c'è un po' l'idea che questo sia un autore per bambini e non per adulti. Invece, secondo me, rileggere questo autore con gli occhi di un adulto può darci davvero molta speranza. Molti di voi avranno già capito che si tratta di Gianni Rodari. E quindi io, insomma, oggi da Elmas, dove mi trovo, vi voglio leggere questa poesia e lasciarvi questo bellissimo augurio di Gianni Rodari con questa poesia che si chiama proprio Il Magico Natale, che ci aiuti un pochino di più a goderci queste feste con un po' di speranza e pensando davvero che la magia a volte possa succedere. Quindi io vi saluto con Il Magico Natale di Gianni Rodari. C'è il microfono aperto, credo. Per favore, chiudete i microfoni che si sente qualcosa di sottofondo, grazie. Ok, mi sentite di nuovo, sì? Sì. Se io fossi la maga di Natale, farei spuntare un albero di Natale in ogni casa, in ogni appartamento,
dalle piastrelle del pavimento. Ma non nell'alberello finto di plastica dipinto che vendono adesso, ma un vero abete di pino di montagna con un po' di vento vero impigliato tra i rami che mandi profumo di resina in tutte le camere e sui rami i magici frutti, regali per tutti. Poi con la mia bacchetta me ne andrei a fare magie per tutte le vie. In via nazionale farei crescere un albero di Natale, carico di bambole d'ogni qualità, che chiudono gli occhi e chiamano papà, camminano da sole, ballano il rock and roll e fanno le capriole. Chi le vuole le prende, gratis si intende. In piazza San Cosimato faccio crescere l'albero del cioccolato, in via del Tritone l'albero del panettone, in viale Buozzi l'albero dei maritozzi e in largo di Santa Susanna quello dei maritozzi con la panna. Continuiamo la passeggiata? La magia è appena cominciata. Dobbiamo scegliere il posto all'albero dei trenini. Che dite? Va bene, piazza Mazzini? Quello degli aeroplani lo faccio in via dei Campani. Ogni strada avrà un albero speciale. E il giorno di Natale i bimbi faranno il giro di Roma a prendersi quel che vorranno. Per ogni giocattolo colto dal suo ramo ne spunterà un altro, dello stesso modello o forse anche più bello. Per i grandi, invece, ci sarà magari in via dei Condotti l'albero delle scarpe e dei cappotti. Tutto questo farei se fossi una maga, però non lo sono. Che posso fare? Non ho che auguri da regalare. Di auguri ne ho tanti. Scegliete quelli che volete. Prendeteli tutti quanti. Grazie. Grazie Elisa, grazie, grazie davvero. Molto, molto bella, molto bella. Hai ragione tu, con gli occhi e col cuore dell'adulto si percepiscono anche altre cose. Grazie. Ho pensato che potesse aiutarci un po' in questi tempi che stiamo vivendo, Cristo, quindi anche un modo, sì, per stare uniti, come la cosa che stiamo facendo stasera. Sì, grazie davvero. Grazie a tutte e tutti, auguri di cuore per queste feste. Grazie, buon Natale e buon anno anche a te. Niente, io chiudo nel senso il mio intervento, rinnovo gli auguri di buon Natale e di buon anno a tutti quanti, un ringraziamento a tutti gli ospiti che sono intervenuti, a tutti i presidenti di circolo, all'assessore, augurandole buon lavoro, che insomma avrà tanto da fare, a Serafina che vedo in questo momento e a tutti quelli che insomma sono intervenuti. Un abbraccio a tutti. Chiedere ad Oscar di farci lui un augurio e noi glielo facciamo a lui, ovviamente benvenuto nella nostra famiglia, ovviamente. C'eri di già, perché lo sai, grazie, che noi ti seguivamo. Ringrazio a tutti voi dalla bellissima e lontanissima Patagonia. Siamo veramente felici, siamo in contatto tra noi. In questo momento tutti i nostri soci stanno festeggiando la nostra inclusione nella regione autonoma della nostra bellissima Sardegna, veramente ufficialmente. Buon auguri a tutti, buon lavoro, buon Natale. Non voglio dire niente di più, perché siamo felicissimi, siamo lontani e vicino alla nostra Sardegna. E il nostro direttore di IONOAS vi ha belle pubblicato, per cui ti ho mandato il link, per cui ti potrai già trovare l'ufficialità. E prima veramente, di tutto, aspettiamo. Sì. Possiamo già dire ufficialmente? Sì, siete dentro, la giunta l'ha approvato oggi stamani ha approvato la giunta, sì, è vero. Allora, aspettiamo la documentazione, così lo inviamo a tutti i nostri soci che stanno aspettando e faremo una cena
un cenone veramente la prossima settimana tutti insieme. Questo Beh. Si festeggia, questo si fa brindisi, questo dovremmo abbracciare a tutti, perché è un lavoro che abbiamo fatto da tantissimi anni. Grazie, grazie, grazie Sardegna mia. Grazie, anche a te Oscar. Allora, prima di chiudere, prima di farci gli auguri così generali, volevo sentire la nostra Serafina se ci fa un augurio anche lei. Adesso mi sentite? Adesso sì, Serafina, okay. Ci sentiamo. Allora, non tocco più nulla. Brava, vai bene. A fine serata c'è la scena, c'è il passaggio comico. Questo è il passaggio comico di battaglia contro la tecnologia per noi che siamo avanzati. Ecco. Beh, bellissima serata, saluto tutti, saluto Elisa che mi ha dato un passaggio in una situazione di emergenza e quindi mi ha salvato in una situazione rischiosa. Ok. Vedo che c'è questo, cioè abbiamo questo nuovo circolo di Rosario, non so se l'avete... Patagonia. Detto, grazie a Messi e alla Coppa che ha vinto, alla Coppa del Mondo vinta da un vostro concittadino, però crediamo che ve lo siate meritato e quindi vi facciamo tanti tanti auguri di un buon inizio e di attività e di tante belle cose da fare. Buon Natale a tutti, quanti, Sardegna, continente, America, mi pare ci sia anche la Pilia, collegamento. Sì, abbiamo anche Diego che viene dalla Tunisia, si scappelli Diego. Benissimo, quindi un abbraccio a tutti. Un abbraccio rotondo, un abbraccio senza confini. Un buon Natale con tutti i vostri cari, sia quelli che vicini, sia quelli lontani che abbiamo in Sardegna. Andiamo avanti con tanta gioia nel cuore, sperando che sia un anno ancora, che ci sia ancora pace per questo Natale, da qualche parte, qualche guerra finisca. Grazie a tutti. Questo è l'augurio. Grazie Serafina. Adesso a questo punto chiudo anche la registrazione, chiudo anche su Facebook e quindi vi ringrazio e vi auguro anch'io un felice e sereno Natale.